Diodato partecipa a Eurovision versione 2020 Europe Shine a Light con Fai Rumore registrata all'Arena di Verona. Com'è nata questa performance innanzitutto? Beh, è nata innanzitutto dalla volontà di provare a riaccendere le luci su uno dei tanti luoghi feriti da questa pandemia, da questa situazione che stiamo vivendo. E poi anche dalla volontà di voler accendere una luce sulla bellezza. Quindi su un tempio della musica mondiale in cui si sono esibiti i più grandi artisti del mondo. Ho avuto questo privilegio di poter cantare questa canzone, Fai Rumore, all'Arena e devo dire è stato incredibile sentire lì da solo questa voce che tornava indietro e tornava indietro con una forma diversa, con un bagaglio diverso che si portava dietro, almeno questa è la sensazione che ho avuto. Tutto un viaggio che quella pietra che ti circonda racconta, no? Che è di migliaia di anni. Più dispiaciuto di non essere in gara ad un Eurovision tradizionale o più contento di aver fatto una performance unica come questa? Mi sono chiesto questa cosa qui, probabilmente non avrei avuto la possibilità di fare una cosa del genere. Questo è dimostrazione ulteriore che questo è un periodo che offre anche delle opportunità, delle alternative. Sta a noi cercare in qualche modo di ingegnarci, di connetterci anche con tutta la sensibilità che questo periodo ha amplificato. E quindi sono contento, sono un ottimista poi, quindi non riesco a vedere il lato negativo, anzi, mi impongo proprio di vedere sempre il lato più ottimista. Il lato positivo non si può più dire. Senti, in termini alti è quella che si chiama eterogenesi dei fili. Fai Rumore ha assunto un altro significato rispetto a quando l'hai scritta. Piace molto, ovviamente, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Quando l'ho presentata al festival, ho detto che era un invito ad abbattere i muri dell'incomunicabilità, un invito a manifestare la propria umanità. Mai avrei pensato che sarebbe poi stata usata così tanto per manifestare non solo la nostra umanità, ma anche proprio la nostra presenza, no, in questo tempo. E per abbattere quel muro di silenzio. È veramente incredibile. Ed è stato il più grande regalo che mi ha fatto poi la musica, quell'emozione che ho provato nel vedere quel. È stata un'emozione dolorosa anche, no? Perché comunque fotografava anche un tempo particolare. Però è stata veramente una commozione gigantesca, una cosa che non ho mai provato in vita mia. Perfetto. Ti ringrazio. Grazie a te, A Gian. presto. A presto.